80 euro, i famosi 80 euro, i 10 miliardi di euro che Renzi porta a taglio delle tasse, che così non è, non hanno prodotto però quello sviluppo sul consumo interno che era completamente bloccato e che invece avrebbe dovuto avere. Io credo che dopo un anno e mezzo che Renzi governa e dopo 4 anni che la sinistra è al governo di questo paese, i dati generali e complessivi sul lavoro, sull'occupazione, sul debito pubblico, sulla produzione e sul PIL sono dati nettamente negativi rispetto a 4 anni fa quando governava il centrodestra.